Sala dell'Aurora, Palazzo Trentini, qui via Mancia a Trento, la sede del Consiglio Provinciale di Trento. E con noi in Sala dell'Aurora ci sono Maria Luisa Tomasi e Roberto Perini. Sono oggi funzionari della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento. Ma all'epoca del grande restauro di Palazzo Trentini, con l'architetto Michelangelo Lupo, sono stati testimoni, ma anche esperti diretti nel restauro. È l'occasione dunque con Roberto Perini di entrare nel dettaglio di questa professione affascinante, ma che necessita di molta arte e maestria. Allora, cos'è la professione del restauratore, Roberto? Ma restauratore di beni culturali e direi anche conservatore delle opere antiche. Io direi che questa figura, che adesso ha un risveglio e anche un nuovo tipo di preparazione, di fatto per diventare restauratori bisogna avere un ciclo di studi universitari. La figura, ecco, il restauratore deve avere una profonda conoscenza storico-artistica, ma anche tecnico-scientifica, saper leggere nell'opera d'arte quelle che sono le potenzialità artistiche, quella che è la storia, la cultura che ci sta dietro, ma anche la tecnologia che aveva adottato il pittore per l'esecuzione. Deve poi collaborare con altre figure molto importanti, che sono quella dello storico dell'arte o quella dello scienziato, del ricercatore. Nel caso di un edificio come questo, interloquire anche con l'architetto e con lo strutturalista, ad esempio. Parliamo di Sala dell'Aurora. Qual è stato l'intervento? Dobbiamo pensare che questo intervento è stato eseguito quando noi eravamo dei giovani restauratori, per cui un trentennio d'anni fa. Avevamo già fatto alcuni lavori importanti, ma questo per noi era un passaggio molto interessante. Ecco, questa sala aveva delle problematicità soprattutto a livello statico. C'erano stati dei cedimenti della volta che avevano interessato, diciamo, tutta la parte affrescata, con evidenziazione di grandi fessurazioni che erano state poi al momento puntellate. Noi poi siamo arrivati, abbiamo fatto i primi tasselli di pulitura e ci siamo subito resi conto che c'era stato un deposito di sporco che aveva offuscato completamente quella che era la policromia, che aveva invece dei colori molto sgargianti. La problematicità era quella poi di eseguire una pulitura uniforme su tutta la superficie, senza andare a togliere quelle che erano le finiture e i piccoli ritocchi originali fatti dal pittore. In tutta questa operazione ci siamo anche avvalsi del supporto, diciamo, del chimico, che ci ha fornito, man mano che proseguiva il lavoro, delle analisi microchimiche e stratigrafiche che ci davano l'opportunità di capire, ad esempio, quali erano i colori originali e quali erano le grandi ridipinture che seguivano soprattutto le fessurazioni. A distanza di 30 anni, soddisfatto del risultato qui in Sala dell'Aurora? Sì, in quegli anni le tecnologie erano innovative, ma vediamo che l'affresco dell'Aurora si è conservato perfettamente, ne siamo soddisfatti. Ed allora noi ci spostiamo. Qui a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale di Trento, c'è la Sala del Giudizio di Paride. È sicuramente una delle sale più affascinanti, ma anche una delle sale più curiose, perché hanno una storia particolare. Ce la racconta Maria Luisa Tomasi, funzionaria della Soprintendenza ai Beni Culturali della Provincia di Trento. Perché è particolare questa sala? È particolare perché la prima volta che sono entrata in questa sala le pareti erano completamente bianche, tutte tinteggiate, e su indicazione dell'allora direttore dei lavori Michelangelo Lupo abbiamo eseguito delle prove di scoprimento. Da prima con bisturi e spatole, perché non sapevamo sotto se c'era un affresco o una pittura secco. La prima cosa che è apparsa è stato il piede della figura di Paride. Poi di conseguenza abbiamo proseguito lo scoprimento e un po' alla volta si è scoperto questo bellissimo ciclo, anche direi abbastanza ben conservato, ad eccezione di tracce
eseguite per, i canali per le tubazioni elettriche, e le crepe dovute a un dissesto statico subito dall'edificio, probabilmente anche a seguito dello spostamento del letto del fiume Adige avvenuto nel XIX secolo. È molto interessante quello che dice, ma una persona normale, amante minimamente dell'arte, si chiede come mai sia stato ricoperto. Vi siete posti questa domanda? Perché c'è un rapporto particolare con l'arte, in questo caso una stanza d'arte. Non saprei dare una risposta, solo che probabilmente sono cambiati i gusti, sono cambiate cambiata l'epoca, cambiato il gusto e quindi è stato tinteggiato. Non saprei darmi un'altra spiegazione, perché non c'erano delle superfici a calce date in genere in caso di epidemie, no, per disinfettare, ma c'erano proprio tinteggiature, erano uno strato di una decina di tinteggiature. L'acquisizione da parte della politica, delle istituzioni, del Consiglio Provinciale di Trento hanno fatto, tra virgolette, un miracolo di riscoprire l'arte, riscoprire una delle forme più affascinanti e più interiori che ha l'uomo di esprimere la propria grandezza, è d'accordo? Certo, senz'altro, è sicuramente questo, e poi anche la soddisfazione di aver riportato in luce una cosa nascosta prima, nessuno sapeva che c'erano queste pitture, e il fatto anche di prolungarle la vita in qualche modo, perché il restauro dovrebbe essere anche l'operazione che consente al bene di essere tramandato nel tempo. E in questo caso l'operazione è stata possibile. Certo, e io penso che sia stato un buon restauro, anche se obiettivamente alcune cose a distanza di 30 anni le farei in maniera diversa. Come ad esempio per la pulitura, allora è stato usato del carbonato d'ammonio. Forse oggi userei dell'agar agar, che è una gelatina ricavata dalle alghe, che è assolutamente tossica. Anche questo si impara. Già, l'evoluzione in tempo. Positivo delle tecniche. Tecniche che grazie a questi funzionari ci permettono adesso di godere di queste straordinarie opere d'arte.